Sarà isolamento per Nelson oppure no? Vediamo cosa succede. Montano clamoroso in difesa. Non lo trova. 6 secondi, 5 secondi. Nelson si butta dentro. C'è l'aiuto di tutti. Si appoggia al tabellone. Fa canestro Roberto Nelson. Nel ciclismo li chiamano finisher. Nel basket sono gli artisti del clutch shot, quelli che mettono il canestro decisivo portando a casa tutto il cucuzzaro. Nelson è arrivato a Trieste proprio per questo. Leadership, attributi e talento da mettere a frutto nei finali di partita. Al Paladozza è riuscito a decidere il match nonostante una gara personale bruttina, e proprio per questo quella penetrazione acrobatica vale ancora di più. Trieste sbanca così il parquet della Fortitudo, violato per la prima volta in stagione, e si avvicina alla zona playoff. Detto di Roberto, i trascinatori per tre quarti e mezzo sono stati altri, ovvero Landi, Parks e Prandin, capaci di mantenere l'Alma in vantaggio per 36 minuti. Aristide ha acceso le polveri con tre triple in apertura di gara ed una rubata con schiacciati in contropiede. Un'altra conferma per il lungo dalle mani vellutate, artefice dell'11-6. La Fortitudo, che doveva dominare sotto le planche con Daniel, fa una gran fatica contro Parks e compagni, che chiudono la prima frazione avanti di 7. Gli uomini di Bonicciolli si affidano a Candy e Amoroso per sbloccare il match e si riavvicinano sul 22-23 con grande intensità. Trieste però trova minuti importanti anche da Bossi e Baldasso, mentre il Landi di scuola virtussina sente evidentemente odore di derby e indirizza ancora la partita. Si fa riposo sul 32-38 biancorosso. Dopo la proverbiale sfuriata del coach nostrano negli spogliatoi, la Fortitudo si ripresenta in campo con un fulmineo 7-0 di parziale che riporta in vantaggio l'Aquila biancoblu. E Jordan Parks però a salire in cattedra, chiuderà con 20 punti e 10 rimbalzi, supportato da un Prandin ancora una volta sorprendente. Si alza dalla panchina e sembra incontenibile. L'ultima frazione è uno stillicidio di errori e nervosismo, il classico punto a punto da far saltare le coronarie. Come da copione, tutto nell'ultimo minuto. Su 72-70 firmato da Picasso, Montano subisce un discutibile fallo sul tiro da tre. A bersaglio però vanno solo due liberi, in perfetta parità tutti pensano al supplementare, non però Robertino Nelson, che si mette in proprio e fa gioire i tifosi biancorossi in un palazzetto speciale che trasuda storia cestistica. Fa canestro Roberto Nelson. 1-0.